bentornati sull'angolo di Saidori. Mi sto preparando in realtà semplicemente per andare in palestra, ma siccome devo aspettare Vittoria che arriva fra una mezz'ora, ho deciso di girare un video usando delle cose che sto usando in questo periodo. Peraltro il make up che avevo nel video dei regali di Natale era più o meno realizzato con queste cose, quindi ho detto ma magari realizzo un video get ready with me, quindi così, chiacchierato, in cui utilizzo queste cose. Mi scuso per la manicure disastrosa, ma siccome appunto più tardi quando torniamo a casa Vittoria la deve rifare la manicure e non aveva i prodotti, mi ha detto la posso fare da te, e allora colgo l'occasione per farla insieme a lei. Sto applicando con le mani questo prodotto che è Le Détente, Perfect Détente, 99% di origine naturale di Sobio, che è un prodotto che mi era stato omaggiato al Cosmo Prof, che non ho usato per un sacco di tempo, è rimasto lì e non l'ho utilizzato. È proprio un liquido, perché veramente avete sentito che shakerandolo è tipo acqua, no? Però in questo periodo che sto usando pochissimo il fondotinta perché ho la pelle molto secca, devo dire che guardate come già ha levato quel colorito verdastro tipico, insomma, delle pelli tipo la mia, che sono appunto olivastre. Dà subito un bel colore di base, ma non è assolutamente definibile fondotinta perché è veramente talmente leggero che forse non conosco niente che lo sia così tanto. Ed è 0% parabeni, silicone, coloranti di sintesi. Insomma, dice applicare con le mani o con una spugnetta sul viso. Io lo sto applicando con le mani, mi trovo super bene. Poi invece sugli occhi vado a provare un prodotto che mi è stato regalato appunto da Vittoria per il compleanno. Mi ha regalato la palettina di Huda Beauty, la Smoky Obsessions. Io ho preso la Mauve, ma ancora la persona che me l'ha comperata non me l'ha potuta consegnare, quindi non l'ho ancora vista. Questa invece è la Smoky Obsession, e quindi farò un trucco, ma molto 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 semplice, perché appunto devo andare in palestra, anche se io non mi formalizzo affatto. Anche se devo andare in palestra e ho voglia di truccarmi, sapete che lo faccio ugualmente. Quindi prendo un pennellino, voglio utilizzare questo colore qui su tutta la palpebra mobile, quindi lo vado ad applicare qua e vi farò vedere anche altri prodotti che ho comprato nuovi e che voglio provare. Quindi questo me lo immaginavo più chiaro, invece è abbastanza scuro, però bello come colore, mi piace. Sono molto pigmentati perché non ho neanche messo base, voglio fare proprio una cosa super semplice. Ok, noi siamo andate, come sapete, ad allenarci anche il giorno di Natale, c'era pochissima gente, mentre ieri, che era 26, era già bello pieno, quindi mi sa che tipo i sensi di colpa iniziano a farsi sentire. Ok, quindi a tutta palpebra metto questo, poi prendo un mio evergreen, l'ombrettino di Catrice, che uso moltissimo per l'arcata sopraccigliare, appunto lo vado a mettere in questa zona, che mi aiuta anche a sfumare meglio il prodotto nella piega. Quindi opla, vado a mettere qua. Ok, adesso col pennellino mio adorato, quello di Real Techniques, vado a prendere il colore, quello chiaro, questo qua opaco. Ok, vado a lavorare la piega. Molto bello, come me l'aspettavo, è un colore che a me nella piega, caldo, sull'aranciato, piace moltissimo, vedete? Sono proprio quei colori che mi risolvono il trucco, cioè io non ho proprio quasi bisogno di fare altro.
quando faccio questi make up velocissimi, no? Un colore luminoso sulla piega, sulla palpebra mobile, e uno di questi colori caldi, aranciati, medio chiari sulla piega. Praticamente non faccio altro, di solito prelevo un pochino del colore scuro, in questo caso scelgo questo qua meno scuro, e il meno scuro tra i due, e vado qua proprio all'esterno, giusto per intensificare un po' l'esterno dell'occhio. Basta, non faccio altro se non prendere una matita, in questo caso prendo questa di Chanel, la 929, che è una delle mie matite preferite. Vado a fare un pochino di così, di delineamento della parte esterna, da una parte e dall'altra. E anche un pochino qua sopra, scusate se guardo di là, ma mi sto guardando in uno specchio lontanissimo per cercare di essere inquadrata. Ok, adesso sempre con questo pennellino, lo utilizzo anche per sfumare. Una matita che vi straconsiglio per fare le sopracciglia è la Brow Shaper Ultra Fine di Max Factor. Top matita, proprio veramente bellissima. Peccato che io l'avrei voluta più chiara, è la 03 Deep Brown, però veramente super sottile. Non so, forse addirittura più sottile di quelle di Nabla. Mi aiuta tantissimo a fare proprio una linea come la voglio. Peccato soltanto per il colore scuro e freddo, perché sinceramente lo avrei voluto più chiaro e più caldo. Però è veramente una matita molto valida, molto 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 valida. Vado a piegare le ciglia. Voglio provare a utilizzare di nuovo il mascara di Clio. Lo riprovo. Devo dire che dopo che l'ho provato in video, l'ho riprovato e già la seconda volta mi è piaciuto un po' di più. Ripeto, ha uno scovolino molto grande. Vedete, io mi sporco. Mi succede di sporcarmi. Non riesco a capire come fare per non sporcarmi, perché mi sporco con gli scovolini grandi. Però vedete il risultato? Il risultato c'è.
Solo che io sento che se schiaccio bene contro le ciglia per prenderle bene, mi sporco. Allora, il risultato, come vedete, non è male, però faccio fatica a gestirlo. Cioè, non ho molta praticità con lo scovolino. Adesso metto il correttore, che è il mio adorato Fit Me di Maybelline. Vado con il mio pennellino e lo stendo, che questa è la salvezza proprio. Cioè, il trucco lo fa il correttore in questi giorni, perché questo colorino non male veramente. No, allora, il mascara a me piace nel complesso, però ripeto, so che ci sono ragazze che adorano gli scovolini un po' cicciottelli tipo questo, mentre io sono per lo scovolino ultra piccolo perché mi sembra di riuscire a lavorare meglio le ciglia. Quando spingo contro le ciglia con lo scovolino così grande, mi vado letteralmente sempre a sporcare. Non so se sono io che sbaglio qualcosa e magari voi mi consigliate un metodo più consono per utilizzarlo, perché ripeto, poi lavorando bene il risultato è buono, lo vedete che insomma mi ha fatto delle belle ciglia, no? Non è assolutamente male, però ripeto, mi trovo proprio più a mio agio con gli scovolini piccolini e con quelli in silicone, mentre questo è uno scovolino grosso in setole normali, non in silicone. Devo dire che il trucco occhi così, con i toni marroncini, è sempre una garanzia. Sta sempre bene. Come vedete, faccio sempre questo lavoro perché il naso è sempre un po' rosso, quindi quando finisco di fare il contorno occhi, porto sempre un po' di correttore nel naso, poi prendo la spugnetta. Non ho voglia di bagnarla oggi, ma di solito la bagno e la strizzo. Non ho voglia di alzarmi, metto veramente pochina, pochina, pochina di cipria, poca, poca, già troppa, sul contorno occhi, perché se no mi dà un effetto secco, secco. Quindi poca, poca roba. Un prodotto che ho ricevuto, cioè Hoola di Benefit. Ho ricevuto il cracker, quello natalizio, dove c'è la mini Hoola. È un braccialettino, vedete, a forma di ananas, carino. Però io adesso sono interessata alla Hoola, che è veramente molto carina. Guardate qua. Credo che di avercela proprio in mini 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 size, ancora più piccola di questa. Mi piace tantissimo, l'avevo già detto, è una delle terre migliori che io abbia provato, quindi un cicinin proprio di terra, non abbondo mai, ecco qua, veramente pochino a pochino, giusto per dare un po' di colorito. Vado a prendere un pennellone, questo qua di Real, per levare quel poco di cipria che devo spennellare via. Ok, vado con la palette di Huda, la palettona di Huda Beauty. Mi serve però magari un pennello che non trovo. Uso questo, non saprei cosa prendere, non ne trovo, non so dove li ho messi. E vado a usare Zanzibar, questo qua, come blush. Sì, lo metto qua, Zanzibar. Ok. Così. Stupendo. Molto bello. Mi servirebbe anche il pennello da illuminante, ma io dove ho messo i miei pennelli? Ok, ho reperito il pennello da illuminante, che è qua. Vado a usare Seychelles, quindi questo dorato
metto un pochino qua e qua, un pochino qua e qua, cioè mi fa impazzire, vedete questa luminosità bella. Ok, mi piace molto. E poi ops, vado a prendere questo prodotto che mi ha consigliato Vittoria, il Matte Long Lasting Lip Gloss di Essence. Mi ha detto che è carino, che non merita la nomea di, cioè loro l'hanno chiamato lip gloss, ma che in realtà sarebbe un rossetto liquido, quindi velvet matte. Proviamolo. Il colore è bellissimo. Il colore è stupendo e anche la stesura non è male. Penso proprio che proverò anche l'altro colore. Questo è il numero 08 dei Big Chill. Mi piace veramente tanto. Adesso semplicemente credo che andrò a levare questo smalto, che è bellissimo ma scrostato così è bruttissimo, oppure andrò a metterne un po' sopra giusto per uscire e non essere veramente terribile. Il trucco mi piace moltissimo, molto molto semplice, però mi piace, mi vedo subito meglio con un po' di make up, anche se devo andare in palestra. Sì, effettivamente a volte faccio, non mi faccio mai make up così articolati, e che adesso volevo così fare un make up anche per girare il get ready di questo make up che sto facendo ultimamente, farvi vedere la Huda che ho ricevuto. È il fondo, chiamiamolo fondo ma non è fondo, questo qua, che è il So Bio, che mi è piaciuto tantissimo. Ah, è lui. Queste sono le tre cose. È riapplicare il mascara di Clio. Una cosa carina del mascara di Clio è che le ciglia rimangono morbide per tutta la giornata, quindi sapete cosa? Si può riapplicare, cosa che non faccio con nessuno, perché a me il mascara riapplicato non piace, diventa duro, secco, le ciglia diventano dure. Invece guardate qua che bell'effetto riapplicandolo, intensifica molto ma rimane piuttosto, cioè rimane proprio morbido, quindi devo dire che nel riutilizzarlo ho già un'impressione migliore rispetto alla prima applicazione, dove non avevo ben presente che tipo di mascara fosse. E quindi niente, pian piano vi aggiorno e vi dico che cosa ne penso. Io vi ringrazio di aver passato questo pomeriggio delle vacanze infranatalizie, infra si può dire, insomma quelle tra Natale e Capodanno, che si sta sempre un po' a casa ad oziare e non si sa bene cosa fare, quindi magari qualche video lo si guarda anche in più perché tiene compagnia, almeno così è per me. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!